Immaginate di sedervi al tavolo da gioco, 100 euro per una singola mano. Se perdete, dite addio ai vostri soldi, se vincete, portate a casa poco di più, 105 euro. Cosa pensereste? Di essere stati ingannati? È un po' quello che è accaduto ai risparmiatori che hanno sottoscritto i prodotti delle quattro banche salvate con Etruria. Prendiamo l'esempio proprio di Banca Etruria, quando ha venduto le obbligazioni subordinate di cui abbiamo tanto sentito parlare. Il caso di un'emissione decennale del 2013. Questi erano gli scenari di rischio che i risparmiatori non conoscevano perché la banca non era obbligata a comunicarli. Chi investiva aveva il 62% di probabilità di veder dimezzato il proprio capitale e solo il 36% di guadagnare tra il 4 e il 5% annuo, un rendimento allora di poco superiore a quello di un titolo di Stato. Conoscendo prima queste regole, alto rischio e basso guadagno, vi sareste seduti lo stesso al tavolo? Allora, Zanetti...